E ora ci colleghiamo con il capogruppo della minoranza del Comune di Sapri, Giuseppe Del Medico, per tornare a parlare delle questioni legate alle alluvioni, alle esondazioni dei torrenti nel Comune di Sapri che hanno creato problemi nuovamente lo scorso fine settimana, ma anche nella mattinata di ieri. Come vi dicevamo, è stata avviata una petizione da presentare alla Procura della Repubblica, per accertare se ci sono eventuali responsabilità su questo fenomeno che danneggia in particolare alcuni commercianti, ma anche abitazioni private. Per questo ci colleghiamo con la minoranza per capire. Intanto, buongiorno. Buongiorno a voi, Ecco, buongiorno a tutti. per capire la posizione del gruppo di opposizione rispetto a questa emergenza. Sì, in primo luogo consentimi di manifestare la mia vicinanza, la vicinanza di tutta la città, credo di Sapri, nei confronti dei cittadini di Vibonati che sicuramente stanno attraversando un momento di grandissima difficoltà. Quindi a loro tutti va la nostra vicinanza, a tutte le persone impegnate per dare assistenza a loro, davvero, davvero credo stanno vivendo un momento di difficoltà enorme. Stessa difficoltà che vivono i cittadini delle aree di Via Chenne, che sono attraversati da questi due torrenti, l'altro giorno, devo dire davvero con quattro gocce d'acqua, perché poi i dati pluviometrici ti dicono questo, cioè abbiamo avuto una precipitazione poco sopra la media e i due canali sono venuti fuori di nuovo generando problemi, danneggiando le attività commerciali già duramente provate. Che cosa è che ci ha lasciato perplessi, e l'ho detto e lo ripeto con grande tranquillità, è che il 3 dicembre, a seguito di un evento straordinario, quello sì, i canali tombati si sono ricolmi, sono stati ricolmi di materiale, riducendo di molto la sezione. Ci sarebbe dovuto essere dal 3 dicembre a oggi un intervento di pulizia che abbiamo visto iniziare solo ieri. Quindi c'è un ritardo in questo senso. Le risorse erano state stanziate perché la Regione Campania aveva stanziato immediatamente 120 mila euro per la messa in sicurezza, il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio. I canali tombati erano stati recuperati con un progetto importante di 400 mila euro sotto la guida del dottor Geromanzi. Avevamo realizzato negli anni passati un sistema che rendeva possibile l'apertura dei canali con delle botole amovibili per poter proprio svuotare i canali nel momento in cui si riempivano. Tutto questo in un mese, anche in base a quello che dicono gli abitanti, i residenti del territorio, molte aree ancora non erano state neanche ripulite. Tutto questo naturalmente giustifica la rabbia, giustifica anche la disperazione in un certo senso degli utenti, dei commercianti, delle imprese già duramente colpite. Questo è quello che a noi preoccupa molto, c'è necessità di non perdere tempo, non bisogna perdere tempo. Mi rendo conto che è anche un fenomeno complesso da gestire, che sono in corso procedure per affidamento di sistemazioni, ma a monte del centro abitato, ma la pulizia dei canali in questo momento era l'elemento determinante, proprio perché nell'evento straordinario del 3 di dicembre era arrivato tantissimo materiale. Pensi che solo nel tratto a fianco l'S5, nel giro di pochi giorni erano stati tolti nel tratto aperto decine di camion di materiali inerte. Stessa cosa, ovviamente ce la siamo trovati sotto, nessuno ha pensato di toglierla e l'altro giorno, veramente con quattro gocce d'acqua, ci siamo trovati il paese di nuovo ricolmo di fango. Ma si è sicuri che non erano stati puliti questi tratti tombati dei canali? No, hanno cominciato ieri di nuovo, hanno aperto le Quindi botole, ne avevano aperto una nei pressi del canale, nelle vicinanze dell'S5, ma solo il primo tratto e poi è stato di nuovo richiuso e basta. L'intero tratto tombato che va dall'asse di Via Chenne, di Fibonacci,
fino al mare è ricolmo di materiale, riducendo significativamente la sezione, altrimenti non si spiega perché solo è bastata veramente poca acqua per fare in modo che venisse di nuovo tutto fuori. Quindi che cosa... Sono stati strutturati in modo da poter essere aperti e poter essere ripuliti. Oggi hanno iniziato, ho visto che stamattina avevano impiantato il cantiere vicino il negozio di quel commerciante che si è trovato l'attività devastata il 3 di dicembre, e stamattina ho visto che hanno impiantato il cantiere proprio aprendo la botola e cominciando a svuotare il canale. A questo punto che cosa bisogna fare anche come minoranza? Cosa chiederete? Bisogna continuare, noi continueremo a mantenere alta la vigilanza sugli atti che si assumono. Siamo sicuri che ci sarà un'iniziativa forte in tal senso. Il territorio va messo in sicurezza, è un territorio sicuramente molto provato e molto labile. Conosciamo bene le criticità del sistema dei canali che attraversa la città. L'unica possibilità che abbiamo è quella di fare in modo che le sezioni dei canali vengano mantenute. Poi ci sono tutta una serie di interventi sui quali, devo dire, anche il responsabile dell'ufficio tecnico si sta muovendo bene, hanno attivato una serie di procedure. Quindi da questo punto di vista la progettualità sta camminando bene, è necessario però che nell'emergenza queste priorità vengano assolutamente risolte, anche se domani, una volta puliti i canali, può capitare di nuovo, questo non è detto che non capiti, però abbiamo fatto quanto possibile per evitare la disperazione di queste persone, per evitare una situazione già drammatica ulteriori danni. Noi guardiamo, adesso stanno scorrendo alcune immagini appunto delle strade allagate, però mi piace anche in qualche modo ricordare che c'è un altro fronte, quello mare, che durante questi avvenimenti risente ovviamente di questi fenomeni, perché c'è una seconda passeggiata praticamente invasa da detriti, dove insomma è sempre più evidente il problema dell'erosione, quindi anche lì è un'altra situazione che va attenzionata ed è davvero brutto vedere un lungomare così nel degrado in questi giorni, insomma credo è pericoloso. Credo che sulla questione dell'erosione costiera si stia cominciando a fare qualcosa, penso che probabilmente i percorsi amministrativi posti in essere nei confronti con la regione sull'attuazione di un intervento di gestione di questa emergenza siano già al buon punto, quindi da questo punto di vista è anche quello un elemento di criticità, con tutti i danni che si sta portando dietro e con tutte le preoccupazioni che esso genera, però ho visto dagli atti che sono stati assunti dalla pubblica amministrazione che sulla questione erosione costiera e sulla questione della difesa del litorale qualcosa si sta facendo. Ecco, speriamo che subito che si faccia in fretta, anche perché il mare ovviamente non aspetta. Per chiudere... Il problema della risorsa costiera è più che altro fare bene, perché sennò si fanno danni ancora più complicati. Vedi quello che è successo a Villamare, quello che è successo ancora prima a Capitello Hispano. Quindi bisogna fare scelte attente, misurate, compatibili con il territorio. A proposito invece, poi chiudiamo, di politica più stretta, insomma c'è in questi giorni la discussione che è sorta a seguito di una lettera del consigliere comunale Donatella D'Agostino, ex consigliere della maggioranza, un consigliere dissidente della maggioranza, che chiede il ripristino della legalità e il ripristino della democrazia, raccontando alcuni avvenimenti che sarebbero accaduti all'interno del Palazzo Municipale. Poi c'è stata la presa di posizione di due componenti del suo gruppo, quello di minoranza, due donne che hanno parlato di praticamente discriminazione di genere, perché la D'Agostino non sarebbe stata fatta entrare in comune pur avendo la possibilità di poter entrare, insomma nessuna ordinanza sindacale glielo impediva, insomma c'è stata tutta una discussione su questo mancato ingresso, che poi si è risolto dopo lettere ovviamente da parte della D'Agostino. Ecco, rispetto a questa vicenda so che anche la minoranza chiederà chiarimenti, dovrebbe chiedere chiarimenti sul concorso per i vigili, sul perché è stato vietato l'ingresso alla D'Agostino. È così? Ma le parole
dette dall'Agostino, scritte, cosa che è ancora più forte, sono inquietanti, anche perché dette da una persona che fino a ieri era all'interno del sistema e dice di sapere, dice, denuncia cose gravissime, dette da un consigliere comunale che fino a ieri condivideva con sindaco e assessori e maggioranza quei percorsi che oggi ovviamente sono elemento di grande criticità. Le denunce dell'Adagostino ovviamente inquietano e preoccupano, perché sono cose molto gravi, molto gravi se fossero confermate. In Palazzo di Città si respira un clima molto pesante. L'altro giorno attraverso la PEC il comune mi ha girato un esposto di un probabilmente anonimo che dice cose molto gravi per le quali chiederemo al sindaco una verifica nel suo ruolo di controllore della pubblica amministrazione, di responsabile anche dei percorsi di anticorruzione. Cioè, quello che viene scritto è il clima che si respira nel paese e il clima che si respira all'interno del Palazzo di Città non è sicuramente un bel clima. E le parole dell'Adagostino non fanno altro che dare conferma all'esterno di una coltre fumosa e poco chiara. Ma queste sono parole che vengono dalla maggioranza. Ma noi come opposizione non spetta altro soltanto di chiedere anche alla responsabilità di farlo il controllo di questi percorsi. Speriamo che questo non sia vero, speriamo che il ricorso presentato per il quale siamo costretti a costituirci al TAR dia ragione alla pubblica amministrazione, perché altrimenti davvero è un poco complicato. Noi ovviamente continuiamo ad essere, a vivere anche questo momento particolare, perché è ovvio che fare opposizione ed essere nel nostro ruolo in un momento drammatico per la città, in un momento di tale difficoltà dove neanche i cittadini riescono a comprendere bene che cosa, cioè come si fa a non preoccuparsi solo ed esclusivamente del bene comune. Per noi anche questo è difficile, ma il nostro compito istituzionale ci impone di avere comportamenti rispettosi della comunità e del ruolo a cui siamo stati chiamati. E quindi manterremo con attenzione, chiederemo verifiche. Vogliamo che naturalmente tutti i cittadini si sentano sereni e che nessuno possa immaginare per un solo momento che la pubblica amministrazione non è imparziale, garante di tutti e rispettosa dei principi normativi. Questo sarebbe molto grave. Quindi continueremo noi ad avere un rapporto reale, serio, responsabile come abbiamo fatto fino ad oggi, cercando di accompagnare progetti virtuosi, ma nello stesso tempo anche molto attenti e molto vigili rispetto alle cose gravissime che la consigliera D'Agostino dice e che credo che debbano avere anche altri elementi di verifica. Dobbiamo dire che ormai le incursioni della D'Agostino stanno diventando un po' più frequenti, insomma, e scrive, come sottolineava lei, non parla ma scrive, quindi sono parole che rimangono e che uno può leggere. Invece dovendo fare un bilancio, ecco, su questo periodo di emergenza Covid da parte dell'amministrazione, che giudizio dà? Ma guardi, il mio giudizio è sicuramente un giudizio negativo, ma per un motivo fondamentale: un'amministrazione arroccata nel palazzo che non ha voluto minimamente aprire alcuna forma di dialogo con il Consiglio Comunale tutto, non solo con me, con tutto il Consiglio Comunale, e che ha gestito questa vicenda in un modo, a mio avviso, non sicuramente serio. Però gli effetti li abbiamo visti tutti, i fenomeni e i numeri di contagi, per esempio, che hanno interessato la nostra collettività sono stati numeri importanti, e quindi anche la gestione dell'emergenza, anche queste misure molto estemporanee che non trovano fondamento rispetto
rispetto alle condizioni reali assunte dal sindaco, davvero ci hanno lasciato tutti molto perplessi. Non si capisce come sia possibile che in un momento drammatico si vietino alcune attività che non hanno minimamente alcun tipo di ritorno e poi si consente di fare i mercati anche quando non si debbano fare. Quindi veramente una gestione molto approssimativa di un'amministrazione che non si apre al confronto e al dialogo, che ha perso un'occasione, secondo noi, proprio legata all'emergenza Covid, dovendo gestire forti tensioni e mal di pancia all'interno della maggioranza. La D'Agostino è soltanto la punta di un iceberg, perché poi sotto di lei ci sono tanti altri malumori, alcuni sopiti con qualche piccolo zuccherino, in caricuccio di qua, in caricuccio di là, ma comunque i malumori sono forti, ci sono tante posizioni che vengono assunti da rappresentanti della maggioranza che non si ritrovano in un progetto che era di tipo diverso, che era un progetto di cambiamento, di rottura rispetto a certi schemi, di trasparenza totale e che quindi fanno grande fatica. Ma vedremo, vedremo. Certo, oggi dobbiamo occuparci. L'anno prossimo Sapri torna al voto, insomma, eventualmente. Tornerà al voto, io mi auguro per la mia città che possa uscire da questa stagione molto complicata, una gestione, un momento difficile, Vedremo come con una andrà. gestione La minoranza della si sta organizzando, inizia a pensare a come Ma arrivarci. noi facciamo il nostro lavoro di consiglieri comunali, sicuramente in paese ci sono tante anime che si stanno muovendo per assumersi la responsabilità di ridare a questa città un'amministrazione che sia degna del valore e della dimensione di Sapri. Non possiamo pensare che si possa continuare con questo modello di governo, con questa gestione di approssimazione, diciamo così. Ci sono tante anime, tante persone responsabili che si stanno confrontando, che stanno cercando di capire in che modo provare a dare un'alternativa seria, di persone serie, responsabili, con una credibilità da poter spendere per la nostra città.